Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con l'intervento del nuovo Premier Mario Draghi al Senato. Ha parlato in mattinata l'ex Presidente della Banca Centrale Europea, toccando tanti temi. Ha detto: il primo pensiero che vorrei condividere riguarda quella che è la nostra responsabilità nazionale, il principale dovere a cui siamo chiamati tutti. Io, ha detto Draghi, per primo, il governo farà le dovute riforme, ma soprattutto andrà ad affrontare questa emergenza. Dobbiamo occuparci di chi sta soffrendo, di chi perde il lavoro e di chi sta chiudendo le proprie attività. Il nostro dovere è combattere con ogni mezzo la pandemia e salvaguardare le vite dei cittadini, e abbiamo, proprio come avvenuto nei governi dell'immediato dopoguerra, la possibilità e la responsabilità di avviare una nuova ricostruzione, ha detto Draghi, attraverso fiducia reciproca, fratellanza nazionale e il perseguimento di un riscatto civico e morale. A questa ricostruzione dovranno collaborare anche le forze politiche che sono ideologicamente lontane, se non contrapposte. Sono sicuro che nessuno, nonostante le diversità di ruoli e identità, farà mancare il proprio apporto. La missione ora è fondamentale. C'è bisogno di consegnare un paese migliore e più giusto ai nostri figli e ai nipoti. Breve passaggio anche sul rientro in classe. Ha detto: in questo momento bisogna verificare anche la fattibilità della didattica a distanza, ma soprattutto il ritorno a scuola deve avvenire in assoluta sicurezza. Contagi Covid nazionali, secondo il più recente bollettino del Ministero della Salute, sono 10.386 i nuovi positivi al test tra molecolare e antigenico, a fronte di 274.019, appunto, test processati, con un tasso di incidenza del 3,8%. In leggera discesa non solo le terapie intensive, con meno 15 unità appunto letto, e ricoveri ordinari con meno 52 persone ricoverate, con gli ingressi giornalieri in rianimazione che sono stati 154. Al momento sono ricoverati nei reparti ordinari con sintomi 18.463 persone su tutto il territorio nazionale, con un calo di 52 unità. In Campania invece sono 1.135 i nuovi casi Covid, secondo il consueto bollettino diramato dall'unità di crisi regionale, con 961 asintomatici e 38 sintomatici. I test processati sono stati 14.156, di cui 3.164 antigenici. I deceduti sono stati invece 17, di cui 12 nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino, portando il totale da inizio periodo pandemico a 4.039 vittime. I guariti invece sono stati 1.194. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, 656 sono i posti di terapia intensiva a disposizione della regione e ne sono occupati 106, mentre invece su 3.160 posti di degenza ordinaria ne sono occupati 1.284. Restiamo in Campania perché, grazie ad uno straordinario lavoro dell'Istituto Pascale in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli e con i fondi stanziati dalla Regione Campania, è stata individuata una variante Covid sul nostro territorio che non era mai stata individuata prima. Ha detto il presidente De Luca: è una scoperta di straordinario valore scientifico, un risultato di grande utilità che conferma quella che è stata l'importanza di aver finanziato questi studi, oltre a quella che è la necessità di adottare misure a livello nazionale da parte del governo per non andare assolutamente a vanificare quello che è il piano di vaccinazioni che è in corso. Cosa è accaduto? Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa, dopo essersi sottoposto a tampone molecolare, è risultato positivo al Covid ed è stata appunto riscontrata
questa variante. Il ricercatore dell'Istituto Tumori di Napoli ha detto che la sequenza del campione che è giunto in laboratorio ci ha subito insospettiti perché non presentava analogie con altri campioni che provenivano dalla regione. Infatti, dopo un check medico, abbiamo avuto conferma che si tratta di una variante che è stata descritta, pensate, in tutto il mondo, soltanto in un centinaio di persone. Sono partite tutte le procedure. Innanzitutto quello che è il tracciamento dei contatti di questa variante, non si conosce al momento quello che è il potere di infezione né altre caratteristiche e si chiama B1.525. Sono stati individuati 32 casi in Gran Bretagna e pochissimi in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Come si diceva, è il primo che è stato rinvenuto in Italia ed è allo studio dei ricercatori perché ha delle mutazioni analoghe a quanto avvenuto quanto ritrovato nella variante sudafricana e brasiliana e sono allo studio eventuali risposte negative soprattutto all'azione dei vaccini. Ci spostiamo ora a Roma perché i medici e infermieri della Polizia di Stato nella sede del compartimento di Polizia Stradale stanno proseguendo nella vaccinazione contro il Covid-19 degli over 80. Le andiamo ad ascoltare. Fino alle 14:35 siamo insieme. Sono rimasta contenta, almeno così, perché ho visto nelle altre aree sanitarie che ci voleva più tempo, invece qui ho fatto prima come prenotazione. Eccezionale, ritengo la cosa, ripeto, non me l'aspettavo così fatta bene. Sono il figlio di una persona che stanno vaccinando oggi, sono contento di questa iniziativa che ha avuto la Polizia di Stato che nonostante i molteplici impegni quotidiani che ha, si è messa comunque a disposizione per permettere in tempi più brevi di poter vaccinare più persone possibili. Speriamo bene. No, stia tranquilla, non ti preoccupare. Ora un fatto di cronaca perché un ragazzo di 17 anni è deceduto a seguito di una rissa avvenuta nella serata di ieri a Formia, in provincia di Latina, tra Largo Paone e Ponte Tallini. Sono stati feriti anche due giovani di 18 e 16 anni provenienti dal Casertano. Il giovane, la vittima, è stato colpito con alcuni fendenti in prossimità del McDonald's, trasportato d'urgenza presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia, è deceduto per le lesioni riportate. Le indagini proseguono spedite con gli agenti che stanno ascoltando tantissime testimonianze di coloro che hanno assistito alla rissa, alla quale avrebbero partecipato circa una decina di persone e hanno acquisito le immagini grazie alle telecamere di videosorveglianza. Il ragazzo che è responsabile dell'aggressione è stato comunque già fermato dagli agenti. A Somma Vesuviana, situazione difficile, piazze chiuse per il discorso carnevale, commento duro del primo cittadino Salvatore Di Sano che ha detto: chiedo ai cittadini di rispettare le regole, non serve fare i furbi in questo momento particolarmente delicato per la pandemia, c'è bisogno di dare il buon esempio, siamo alle prese con le varianti Covid e ricordo a tutta la popolazione che non è possibile assolutamente tenere riunioni e feste sia al chiuso che all'aperto. Sul punto sentiamo le parole di Claudio Russo, il comandante dei Vigili del Fuoco di Somma Vesuviana. Se manteniamo alta la guardia anche perché in vista dell'ordinanza sindacale di chiusura delle piazze c'è la possibilità che in alcune ludoteche private possano essere organizzate feste di carnevale per i più piccoli.
L'unità di crisi ci ha segnalato che c'è l'incidenza di 1 su 4 di questa variante inglese anche in Campania, pertanto abbiamo intensificato i controlli anche estendendo anche alle attività private, tipo ludoteche e sale per festa. Ad oggi il comune di Somma Vesuviana registra circa 180-190 positivi attivi ed è un dato da non trascurare, pertanto ci attiviamo su più fronti per i controlli anche in serata per evitare aperitivi o feste sempre in locali che a volte abbassano le serrande e restano all'interno a festeggiare. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Terra di Lavoro con i dati pubblicati. Dall'ASL locale sono 94 i nuovi positivi nel bollettino del 16 febbraio, cui si aggiungono 93 guariti e 4 deceduti. I tamponi processati sono stati 1128 per un tasso di incidenza che scende fino all'8,5%. Nuova risalita dei casi a Caserta che tocca 239 positivi attuali, seguita da Maddaloni con 223 e infine da Marcianise con 176. Chiudiamo con il calcio. L'infermeria del Napoli è sempre piena e non accenna a svuotarsi in vista del match che gli azzurri affronteranno in Spagna contro il Granada domani sera alle ore 21. Problemi che partono dal portiere, con David Ospina che ha accusato un problema prima della gara contro la Juventus con un risentimento all'adduttore, in difesa assenti Isai e Manolas almeno un mese e si aggiungono le assenze Covid per Koulibaly e Goulam. A centrocampo fuori Demme, che dovrebbe rientrare per la sfida di campionato contro il Benevento. In attacco fuori Lozano per almeno un mese, anche lui un risentimento post match contro la Juventus. Assente Mertens e si aggiunge un altro problema nel reparto offensivo, perché Petagna si è fermato durante l'allenamento di ieri e resterà fuori almeno una decina di giorni. Sono stati chiamati dunque 8 giocatori della primavera che parteciperanno appunto alla trasferta in terra spagnola. La casertana invece, dopo la vittoria nella giornata di San Valentino la scorsa domenica contro il Teramo, dovrà tornare in campo nel match di oggi pomeriggio alle 17.30 contro il Catanzaro. Andiamo ad ascoltare la conferenza stampa del tecnico rossoblu Federico Guidi. La partita di domenica per noi è stata sicuramente una partita importante, sia in relazione della qualità dell'avversario e come vi ho detto nel post gara è stato un po' il termometro della nostra crescita, perché se uno la mette a paragone con la partita d'andata e la rivede la squadra dopo qualche mese, si nota a occhio nudo la crescita e l'evoluzione che hanno avuto ogni singolo calciatore e di conseguenza anche la squadra. E soprattutto in chiave classifica ci ha permesso di allungare e di essere ancora più vicino a quello che è il nostro obiettivo, che deve essere nella nostra testa stampato ben chiaro, perché noi l'obiettivo d'inizio stagione era quello di salvarci il prima possibile, una salvezza tranquilla. Quindi chiaramente quei 3 punti contro una squadra molto forte ci ha avvicinato al nostro obiettivo. Detto questo, me l'avete sentito dire anche già dalla prima giornata di campionato, il nostro obiettivo è sempre la domenica successiva, la partita successiva, e dobbiamo guardare ogni singola partita una alla volta per prepararla al meglio e per cercare sempre di fare prestazione positiva e di strappare un risultato positivo contro chiunque. Ma io quello che chiedo da sempre alla squadra e a ogni singolo calciatore è quello di cercare sempre di fare una partita da protagonisti. Io non vedo tanta differenza per il mio modo di pensare di giocare in trasferta e giocare in casa, con tutte le difficoltà e magari i vantaggi del caso, ma la nostra identità, la nostra mentalità deve essere chiara, quella di andare alla ricerca sempre del massimo della nostra prestazione per poi al 90esimo guardare il risultato finale senza avere nessun tipo di rimpianti. Quindi noi abbiamo preparato la partita andando domani a fare una partita propositiva, positiva, cercando di strappare un risultato su un campo difficilissimo contro una squadra costruita per la Serie B, con una rosa profondissima,
con giocatori di grandissima qualità e di grande esperienza, perché mi sa per età media la squadra più vecchia della Serie C, quindi sono giocatori espertissimi. Sappiamo che ci sarà per lunghi tratti della partita dove ci sarà da soffrire e non dobbiamo commettere l'errore che abbiamo commesso a Terni, dove a un certo punto abbiamo smesso di giocare oppure e ci siamo lasciati troppo andare a quelle che erano le qualità della Ternana. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.